due mesi, ragazzi, due mesi che la Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo e nonostante siano due mesi che la Juve ha acquistato Cristiano Ronaldo, a Madrid non sembrano essersene fatti la ragione. Salve a tutti, ragazzi, sono Mettiti P10, se non avete ancora fatto iscrivervi al canale, mettete un bel like al video e non vi dimenticate di attivare la campanellina delle notifiche. Allora, ragazzi, è una situazione che sinceramente mi lascia un pochino perplesso. Cioè, io so che Real Madrid ha venduto Ronaldo, Ronaldo è andato via da Real Madrid. Sono il Real Madrid, sono un giocatore del Real Madrid, faccio quello che fanno tutti i giocatori, cioè lavoro, mi alleno e penso alla mia squadra. Da quando Ronaldo è andato via da Real Madrid sembra invece che i giocatori del Real Madrid, più che giocare, pensa allenarsi, sembrano più che altro pensare a quello che è successo con Ronaldo. Allora, ogni giorno esce fuori una dichiarazione diversa, che sia di un giocatore, di un dirigente, di un giornalista di parte Real Madrid, che parla di Ronaldo. Allora i giornalisti escono fuori e fanno: Ronaldo è andato da Real Madrid alla Juventus, ha sbagliato scelta di carriera perché la Juve non può dargli quello che ha dato Real Madrid. Parla Isco e dice: no, perché noi senza Ronaldo siamo più forti. Ceballos, Dani Ceballos, sembra che Ronaldo gli ha preso la madre e ha avuto una relazione clandestina con la madre o con qualche parente, perché è inspiegabile come questo ragazzo ogni volta che parli di Ronaldo vomiti letteralmente veleno su di lui, dicendo addirittura che Real Madrid è più forte senza Ronaldo, che Real Madrid gioca completamente in un modo migliore senza Ronaldo e che la mancanza di Ronaldo non si sente. Povera stella, hai perso la Supercoppa Europea contro l'Atletico Madrid, la prima gara ufficiale per un trofeo, senza Ronaldo, perché lì davanti non c'era nessuno in grado di capitalizzare le occasioni che creavate, tra l'altro in maniera molto ridicola, perché non c'era uno schema di gioco, forse è una prerogativa di Lopetegui. Fatto sta che, ragazzi, non c'è nulla da dire, se non che il Real Madrid ci è rimasto proprio de merda, nel senso, sembra che abbiamo proprio quel livello di rosicamento tale senza motivo, perché comunque il Real Madrid viene da vittorie di Champions ripetute, hanno soldi che da potersi permettere tante altre 50 Cristiano Ronaldo, a patto comunque che riescono a trovarlo. Insomma, la verità è che se Ronaldo è andato via da Real Madrid è un po' simile alla situazione che ha visto Higuain andare via dal Napoli. C'erano contrasti con la dirigenza, c'erano contrasti un pochino con lo spogliatoio, nel senso che Ronaldo avrà le sue colpe, nel senso è una prima donna, lo sappiamo che tipo di persona è, però Perez non deve essere proprio la persona più semplice con cui lavorare, né la persona più semplice comunque con cui relazionarsi, perché era lo stesso Perez che giustificava i fischi a Ronaldo da parte degli ultras del Real Madrid quando Ronaldo attraversava un periodo molto negativo sotto il profilo realizzativo, per poi riprendersi a dicembre e fare 40 gol da dicembre a maggio, e Perez tutto lì applaudire bello contento. La verità è che i giocatori si possono anche criticare, si possono anche mettere in discussione, ma poi c'è anche uno stile da seguire. Se un giocatore che ti ha segnato 500 gol in 400 partite, sto dicendo numeri un pochino approssimativi, non segna per due mesi, non è che lo puoi mettere fisso per la strada a farlo insultare da tutti quanti, lo devi anche tu tutelare, società, perché altrimenti che c'è sta a fare la società solamente per pagarmi lo stipendio? Fatemi sapere nei commenti che ne pensate.